dottore Giuseppe Scalera, la incontriamo in questo centro di eccellenza che mette al servizio dei pazienti professionalità ed esperienza. Trattasi del Cheiron. Ci presenti questo studio. Allora, innanzitutto grazie per questo bellissimo complimento che mi hai fatto. Effettivamente il Cheiron Laser Institute è una bella realtà napoletana da circa 15 anni. Io faccio una premessa, io sono un medico fiero delle mie origini napoletane, però di formazione francese. Io ho avuto il piacere di lavorare in Francia tra il 1991 e il 2001 e quindi ho coniugato la capacità e l'intelligenza dei napoletani con la serietà e il rigore dei francesi. Per cui, tornato in Italia nel 2001, ho iniziato questo mio cursus a Napoli, prima in alcuni ospedali di frontiera, quali San Giovanni Bosco e l'ospedale San Paolo, dopodiché sono approdato alla Università Luigi Vanvitelli di Napoli, dove ho esercitato la mia professione per circa 10 anni e dove ho dato lustro a tale università sviluppando la chirurgia dell'obesità. I miei tanti impegni qui presso il Cheiron Laser Institute non mi hanno permesso di continuare la mia attività universitaria, per cui io ora svolgo la mia attività esclusivamente in regime privato in diverse strutture cliniche del Napoletano e della Campania e prevalentemente sviluppo sempre in maniera maggiore il Cheiron Laser Institute. Due parole su questo centro. Io ho inteso realizzare questo centro dove dare ai miei pazienti l'eccellenza della laser terapia mondiale. Su questo non ho lesinato a fare degli investimenti di un certo valore ed infatti l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di acquistare l'unico pico laser presente fino ad oggi in Campania, che è il pico laser della Cutera, che ci permette di ottenere dei risultati favolosi sulla rimozione dei tatuaggi, ci ha permesso di dimezzare il numero delle sedute, ma ci consente anche di trattare delle fastidiose macchie cutanee e il bruttissimo melasma che le donne conoscono molto bene, che si manifesta nel volto, in 2-3 sedute. Ovviamente il Cheiron non è solo rimozione di tatuaggi, ma brevemente dico che qui abbiamo anche un apparecchio d'avanguardia per quello che è la depilazione laser, che è il laser ad alessandrite della Candela, un'altra azienda americana che permette di avere dei risultati definitivi per quanto riguarda la depilazione e ci consente anche di trattare quelle che sono i brutti capillari e venule agli arti inferiori delle donne. Altro punto di eccellenza, non ultimo, del Cheiron Laser Institute, lo abbiamo mostrato poco fa nel trattamento che abbiamo eseguito, è il dye laser della Candela, che è un laser che tratta tutte le lesioni vascolari. E per lesioni vascolari intendiamo gli angiomi del volto, le eritrosi e anche le brutte cicatrici cheloidee. Non soltanto interventi di laser terapia, ma anche medicina estetica. Assolutamente sì, diciamo che io non nasco come medico estetico, però l'esigenza e la richiesta da parte delle mie pazienti di diventare sempre più belle mi ha comportato di interessarmi anche a questo settore e quindi da qualche anno noi stiamo praticando sia dei trattamenti di ringiovanimento del viso sia con apparecchiature laser sia per quanto riguarda delle terapie iniettive, quindi pratichiamo il botox, l'acido ialuronico e abbiamo anche una discreta richiesta per quella che è la chirurgia plastica, sia essa post bariatrica, perché i pazienti che io opero in chirurgia dell'obesità, dopo che hanno perso tra i 40 e i 60 kg, devono un pochettino ricostruire il loro corpo.
Ovviamente io non faccio tutto da solo presso questo centro, ho dei collaboratori, ho un collega chirurgo plastico che collabora con me negli interventi di chirurgia plastica, ho due dottori che si interessano di nutrizione, c'è un dermatologo e quindi stiamo cercando di rendere il centro sempre più polispecialistico per dare una risposta al territorio. Non soltanto interventi di laser terapia, che è comunque la vostra specializzazione, ma anche medicina estetica. Assolutamente sì, a delle visite multidisciplinari per poter inquadrare qual è il problema sia di salute sia estetico del paziente e dargli la risposta più appropriata. Io dico che il successo di un medico è l'onestà intellettuale nei confronti dei pazienti. Spesso bisogna rifiutare un trattamento che non si ritiene utile per il paziente piuttosto che promettergli un falso risultato e delle false aspettative al paziente o alla paziente. E allora a questo punto diamo l'appuntamento, ricordiamo dove vi trovate e come è possibile entrare in contatto con voi. Noi siamo a Melito di Napoli in via Campania numero 9, ci potete contattare per telefono oppure tramite i nostri vari canali Facebook, Instagram o i nostri siti internet.